Come faccio a sapere cosa si chiamava un caldo infernale? Perché l'ho letto. Allora l'hai letto. Sì. Allora. Cazzo in culo sta Pubblica merda, adesso. cazzo. Che cazzo stai facendo? Ah Non l'ho no, pubblicato. ok. Aggiorno e condivido. Che vita di merda. Intanto apriamo il salvataggio di coso. Ha pubblicato? Sì, sto No, condividendo io. perché? L'ho pubblicato. Cioè, allora, visto che siamo già in live alla pratica, io ho pubblicato il post, a me risulta ancora pubblicazione in corso, a lui risulta pubblicato il post. Ok, Facebook, ok, muori infame. Grazie, Marco Zucchero Montagna. Montagna dove l'hai preso? Berg è montagna in tedesco. Lo Non lo controllai sapevo. tempo fa. Non lo sapevo. Vabbè, possiamo andare. Un pelino l'audio forse di alzare, ma pochissimo. Vabbè, loro lo sentono. A me era per non Per farlo noi, rientrare nel sì, microfono. giusto per noi un pochino. Allora, che cazzo dovevamo fare? Cioè, a parte andare, come avete visto dal titolo, Ciao Don. andare nelle rovine del demone dell'inferno mortale. Ma qui dovevamo fare roba. Vedi un pochino se si può per caso Allora, potenziare, no. dovremmo trovarla, dovremmo andare nella fortezza di Senna a picchiare il tizio, non c'ho voglia, e basta per il resto. Stiamo a posto così. Fai vedere la build. Questa build che fa schifo. Basta. Perfetto, io me ne vado avanti così. Gioco così, con la Togli. build davanti. Basta. Come ha detto Nicola, oggi andiamo all'inferno. Che già ci siamo perché a Cioè, già ci siamo Taranto perché fa un caldo boia, non è stanno quello. qualcosa come 52 gradi di Cioè, io vorrei notte. ricordare al mondo che vivo in una vita di merda perché non ho il condizionatore. Né il ventilatore. Il ventilatore più che altro ne ho uno piccolino, è tipo questo. Però a Simone dà fastidio durante le live perché fa un casino che sembra un boiler 747. Perché Bene. dico sempre. Ogni volta dovrei dire Boeing 747, dico Boiler. boiler. Ma tu che ti buggi già da ora? Perfetto. Ok. Verso l'inferno e oltre. Qua uscivamo direttamente verso il lag o no? Nel frattempo stanno ammazzando un cane, mi sembra. No, Vabbè, come sempre. no, stavolta lo stanno ammazzando. Perché lo sento. No, è mia. Sicuro che è mia. Si chiama proprio mia il Ok. cane. Allora, io sto falò lo uso perché mi scoccio a fare quella strada nel tunnel del male, più che altro tunnel bruttissimo allo schifo. Scarica infinita lo facemmo l'altra volta. In modo Con molto particolare, vogliamo senti, ricordarlo. scarica infinita muore che è una meraviglia in quel modo. Povero stronzo. Ma questi ti attaccano? Scusa, si stanno muovendo verso di te, no? Ma ti attaccano. Ma penso perdano l'aggro a un certo punto, quindi. Quello sì, perché sei molto più veloce di te visto che non stai strisciando per terra con delle uova vermifughe sopra la schiena. Forse il trucco è quello, cioè farli andare verso di te per essere. Questa è la zona piena di demoni del toro e demone capra. Sì, infatti là stanno i demoni del toro e un demone capra sta tipo. Sarebbe quel puntino bianco in fondo vicino all'oggetto. L'ho visto. Ci metterò una freccia con un cerchio rossi per far notare l'oggetto in primo piano, che porca puttana la dovete smettere tutti quanti. Che Cosa? fanno le miniature su YouTube. Oh mio Dio, che cos'è questo? C'è solo quello nella miniatura e ci mettono il cerchio rosso con la freccia. Perché? Ah, ok. Eccolo, il nostro amico è partito! Bella con segone. E adesso guarda come. Vabbè, l'ho mancato. Dicevo, guarda come. Oh, per l'amor di Dio. Number 3. Beh, e mo' minchia. Cioè, questo ha gli stessi HP del boss? Sì. E qua ho fatto una cazzata io. Due cazzate. Oh, porca puttana. Mi con calma. Meno che ti guarda pure mentre bevi. Difficilissimo. No, lo fai in due colpi, non è Ma quello. respawna. Perché Sì. qui sono diventati nemici base.
un cerchio rosso si spiega. Sì, c'è questa moda che forse da un anno che gira. Qualsiasi cosa... Io voglio quei due item di merda. Spiego brevemente. Soprattutto nei video clickbait, non potrai mai capire cos'è questo. Fanno vedere nella miniatura un oggetto in primo piano, però ci mettono il cerchio rosso intorno e la freccia rossa che lo indica. Cioè tu immagina l'automaton, solo quello nella miniatura, che non hai bisogno di cerchiarlo. Ah! Hai morto. Ok, tocca a te. Non andare a prendere sto oggetto a sto punto. No, non si prende di là, mi sa. Mi sa. E mi sa, perché come ho toccato la lava sono esploso. Quindi a meno di non prendere, di non avere un'armatura bardata. Ah, è perché ha detto rossi e non rosso. Perché è plurale, cerchio e freccia, rossi. Mario? Maria Mario. Non pensavo Mario Rossi. Sta andando bene, sì. Sì, sì, devi scendere di qua, farti il demone capra. Che suppongo sia anche parriabile. Non devi passare accanto perché ti attaccano. Ok, mi attaccano, perfetto. No, era solo un test. Test di Katz. Famosissimo. Allora, il demone cazzo dove sta? Il demone cazzo è sempre quel pallino bianco che sta lì. Bene. Le anime stanno là. E demonitoro devo fare prova eliminare uno alla volta, giusto? No, non è un fatto di eliminare uno alla volta. Il problema è che io sono andato in quella zona per prendere gli oggetti. Mm. Il problema è che con gli oggetti non ti puoi avvicinare così, perché ci sta la lava intorno che ti brucia subito. Mm. Infatti, se vedi, loro non mi hanno colpito. Comunque adesso mi sa che muoio. Con la veste nera di regola resistete un pelo di più. Tra un po' la mettiamo, dai. Sì, ma relativamente. Cioè, questa l'avevamo messa prima per Sif, che c'aveva il problema suo della maledizione. Potevo riattaccarlo, giusto? Sì, avevi un po' di tempo. Il problema è che lui è agile, ma mettiamo. Allora, così. Cambia equipaggiamento. Cappuccio nero orlare, quello subito sotto. Ups. Sì, no. E no, non mettere le cazzate. Ho fatto due volte, per sbaglio, ok. Va bene? Ah, il triste meditore, come sempre. Non prendere gli oggetti. No, no, devo andare di qua. Sì, adesso vai alle colonne. Le colonne doriche, una delle tantissime attrazioni di Taranto, cioè tipo una delle due... Proprio due. Due colonne, però si contano singolarmente. Sì, è perché poi c'è il castello Aragonello. Non hai capito la battuta. No, perché sto troppo concentrato a giocare. Il discorso era una delle due attrazioni, e le due attrazioni sono la prima e la seconda. La prima e la seconda colonna, colonna. Beh, sì. Ah, mi sa che adesso mi attaccheranno tipo 150.000 nemici, e infatti. Sono due demoni capra. Io ho la vaga impressione che questi due partano insieme, però se io mi buttassi là in basso... Vedi che c'è un falò, quindi teoricamente, perché questo è un falò. L'ho visto, l'ho visto. Quindi teoricamente se sopravvivessi alla cosa potresti buttarti in roll là e prendere l'oggetto, e prendere il falò. Teo, lo faccio per te! Rolla quando fai sta cazzata. Aia! Ah. Che culo. Che culo. Per caso mi colpisce. Ma tocca prima il falò. Non lo posso fare. Ho fatto per toccare. Non me la fai di schifo. Che? A sto punto bisogna ucciderlo. Teo Mammucari. Sì, Teo Mammucari. Che c'era c'era il programma, non mi ricordo il nome. Destruction. Destruction era una cosa del genere. Cazzo! Ma è troppo forte. Toccoso! Ma Rolando, dai! Dicevo, c'era il programma Destruction, hai detto tu, che praticamente tu per iscriverti dovevi fare un video demente gridando Teo lo faccio per te. Tipo vedevi gente che faceva Teo lo faccio per te e si buttava sotto una macchina. Salutiamo il nostro amico Karim Musica. L'acido del verme rompe le armi e le armature. In pratica ha rotto il cazzo già da ora. Chi è che dobbiamo salutare? C'era Karim Musica. Ah, ok. Non avevo capito, scusa, stavo seguendo altro. Non so se è il calore che sta in questo posto o il calore che sta in questo posto inteso come Taranto che mi sta facendo tutte sudare. Tutte e due in realtà, perché quando me ne sono andato avevano chiuso la stanza. Sono andato a mare
Visto che mio nonno sente la corrente anche soltanto se gli parli almeno di 2 metri di distanza, dice che la tua bocca fa corrente. Giusto. Praticamente hanno chiuso tutto quanto. Senti, ce la facciamo safe. Cioè, vuoi farti 2 demoni capra? Prova. Volendo. Comunque, aspetta che lui ti si butti addosso con l'attacco in salto. E poi glielo fai tu l'attacco in salto. Sì, sì, il problema non era tanto l'attacco in salto, il fatto che me lo stava schivando prima. Poi ho fatto la coglionata io. Vai. Un po' tardi, però l'hai colpito lo stesso. Perché stavo ancora camminando indietro. Questo è un attacco unico. Ok, me lo ricordavo ancora. Due. No. Unico. Sì, sì. Bravo. Il bello è che lo prendi in testa, teoricamente gli strappi la faccia, vai a botte di mentolo, eh? Per l'alito, sì. No, per il fatto del fiato che produce corrente. No, seriamente, è una cosa incredibile. C'è corrente, ci sono 86 gradi, c'è corrente. Beh, comunque è Shirocco. Quanti cazzo siete? 4, 5... 5 demoni capra. Perfetto. E lì teoricamente credo ci sia il boss a quel punto. Direi. O meglio, non tanto il boss, quanto forse una zona extra, quanto... Lì sotto tra l'altro ho missato un oggetto. Sì, sì, infatti ti avevo parlato dell'oggetto più che altro. Però stavo troppo concentrato ad ammazzare. Scusa, a sto punto... Ok, ti fai i 5 deficienti. Ci stanno delle scale, sulle scale ci sarà un 6° deficiente, perché che cazzo. E poi ti trovi comunque fregato per quello. Eh sì. Ok, ti ha visto uno solo. Tutti e due. Mi tenta. Ti hanno visto tutti, secondo me. Sì, di avermi visto tutti, mi hanno visto tutti. Il discorso è quanto mi conviene buttarmi da qui. Senti, all'oggetto non penso ci arrivi questo. Spero. Non ci è arrivato. Occhio che distrugge tutto. Cioè, nel senso, clippa con le colonne. No, no, ho notato che clippa con tutto l'universo. Il discorso è che sto cercando ancora di capire come buttarlo giù. Devi triggerarlo e... boh, schivare. E beh, il punto è che ci arrivo poi con l'arma. Non lo so. Che cazzo so qual è stato? Si è incazzato. Madonna. Gli sono passato sotto. Rifallo. Il cazzo che mi riesce 2 volte. Che schifo, vattene, quello distrugge. Eh sì, infatti, stavo già lontano. Ultimo colpo. Vai. Non l'ho fatto, ma quanto era ignorante quella cosa. Hai avuto la fortuna di stava prendendo. Lo so che mi stava prendendo. Domanda. Ho sculato. Domanda, parete invisibile? Dove? È lì dietro dove stava il signore. Qua? Boh. No. Non ci speravo neanche, onestamente. Disperazione. L'ho un po' vista. No, non mi butto di nuovo, ma voglio capire un po' l'area. No, sai perché il fatto della parete invisibile? Perché giustamente tu dici, questo tizio da qualche parte deve essere uscito. E infatti. Questo era il cugino del polipo che abbiamo sconfitto nella città infame. Falò avanti, l'abbiamo già preso. Tesoro avanti. Di qua, di qua, di qua. Vedi se sta qualcosa. Eccolo. Vaffanculo. Mm. Che poi magari sono pure utili, quanto il lag che sta avendo sto gioco. Ma non così tanto. Che schifo che è. Ah! E questo? Fottiti, coglione!
Trappola, è una trappola, si sapeva. Sì, l'avevo capito anch'io, però da dove sono usciti? Stavano già. Sotto forma di statua. Statua che viene sciottata. Gli altri... Vedi, stavano qua. Vedi che stanno due. Li avevo visti. E comunque, non vorrei dire, ma quelli lì ti assomigliano... Dopo quando che... vanno a mangiare il piccante, era ovvio, ecco dove stanno. Perché hanno le mani sulla panza che hanno appena mangiato, che gli brucia lo stomaco. Non mi brucia lo stomaco quando vado a mangiare. Non eh ti... sì, attenta a lei, se l'avevo già capito in realtà. Non ti brucia lo stomaco perché te... sei un cazzo di animale, però comunque il fuoco lì dentro c'è. Cioè in realtà era scontatissima come cosa. Tant'è vero che poi sputano fuoco, quindi... Ma poi sta andando a 10 fps perché? Demone tornio. Aia. Però non è tanto lo scontro a distanza come dice il gioco. Il problema è che si buggano le scale. Questo va giù. Dimmi che hai visto la vita. Sì sì. Stavo per dire, infatti questo va giù con 3 colpi. Tu con 2 però. Bellissimo. Allora, questa zona è fatta davvero, ma perché c'è la lava fatta perché c'è la lava fatta col culo e c'ha ragione. Sì, attenzione che a sinistra c'è un altro amico. E anche a destra. Minchia! C'è il demone capra sopra, guardalo. L'ho visto il demone capra. A lui stavo facendo minchia con l'oggetto da sotto. Senti, fatti il demone tuoro prima, così non ti rompe le scatole. Questa zona è bellissima, non ha senso. Piano che ti butta giù e muori. Ma secondo me tra poco si butta lui giù. Qua quanto ti odio. Fallo cadere giù, fallo cadere giù. L'hai stannato? Come? Ma mi sono rotto il cazzo. Pff, anche la testa e tutte le altre ossa del corpo. Era ovvio. Il problema di questi è che se vai a parare e poi attaccare, sei troppo distante perché hanno un hitbox davvero sì. Schifosa per quello che sono. Cioè tipo, è una cosa giusta che... le braccia in avanti e l'asta non facciano parte dell'hitbox. Però tra l'asta e il corpo c'è uno spazio di 20 km. Salve. Ciao. Addio. No, queste no. Sì, sì, non lo so, trappola incredibile. Quella si, quella la scende insieme a un'altra. Sì, l'ho già vista. Già si è triggerata. Guarda delle spalle nel caso. Le spalle non c'è nessuno. No, perché quando abbiamo preso l'oggetto, se ci pensi, ce n'erano due. E stavano arrivando da sotto, mi pare. Una l'ho vista arrivare da sotto, quindi sarà di qua. Sì, infatti era questa. No, no, io ne ho uccise tre sulle scale. Ce ne stanno quattro. È vero. Era scura. Eccola. Perché se n'è andata a sinistra? Perché le scale sono buggate. Ci sta il buco sulla scala, vedi? Sì. E non può salire, mi è successo prima del demone toro. Difficoltà incredibile. No, non è qua la difficoltà, è che è schifo. Le devi aspettare praticamente. No, non in quel senso, dico proprio è schifo. Cioè, sul... Oh. Alle scale piace buggare. Sì, infatti, li conoscono molto bene. Mi sono cacato, ho visto il fantasma, però c'era il Blue Yeti davanti. Ho detto, sono morto. Ah, lui sta ancora lì? Sì, è vero, effettivamente abbiamo il grosso problema. Irrisolvibile, tra l'altro, perché... Che? E qua non c'era il verme. Eh? Mi sbaglio? No!
Forse dopo. Sì, però il cazzo, io ho un po' di paura. No, no, fai bene, non... Ecco, e questo è quello che ti stavo dicendo prima, che tu non ci arrivi quasi. 4:21, cazzo! Per poco, dai. Oh! Hai capito il fatto dei buchi? Praticamente, il buco che sta là non ti fa salire. Lo stavo evitando, tra l'altro. Se correte alla nebbia, perdono l'aggro. Cioè, dice praticamente, vai di testa dentro. Lui non credo mi veda. No, no, non lui. Ci sono due... Guarda in alto, per favore. Sì, lo so. Ci sono due statue. Ah, ok. Alleati della porta. Corro. Aspetta, aspetta. Vai piano per ora. Vai ancora piano. Raggiungi tipo... Fin dove sta questo messaggio, vai piano. Aspetta. Imboscata imminente. Sì. Non andare verso il messaggio, verso le anime. Scendi. Eccolo! Ecco, volevo sapere se spawnava e basta o se usciva da qualche parte. Beh, io corro. Sì, sì. No, no, ti ripeto, era solo un discorso su quel verme. Cioè, volevo capire se spuntasse dal nulla in maniera buggata. Aspetta. Dico, sei pronto? Sì. Volevo vedere l'area a fianco, ma vabbè. Anch'io, però non mi interessa. Demone del cazzo. Cioè, praticamente noi abbiamo trovato un boss cadendo. Miseria ladra. Vattene, non vedo niente. Io ho come la sensazione, ce l'ho fatta. I miei messaggi sono sempre così, nessuno li lascerebbe mai qui. Devo capire il pattern. Questo mi sembra un po' più incazzato rispetto a quello dell'altra. E dai! Avete trovato il boss, uno dei più rompipalle. Allora, questa è arte. Non sono pronto mentalmente. Io sono pronto a ridere tantissimo. Allora, Nicola, è un altro episodio Trial and Error? Vabbè, senti, rispetto a quello di prima che dovevamo semplicemente... Abbiamo fatto Trial and Error di scale. Sì, a parte quello, ci fu anche quello del demone capra, se ti ricordi. Sì, vabbè. Quello del demone capra era diverso, sapevamo come farlo. Ah no, il demone capra, stavo pensando al demone del toro, scusami. Il demone capra non lo sanno nemmeno gli sviluppatori come farlo. Loro l'hanno programmato. No, il demone capra in realtà non è così impossibile. I cani, è scorretto. Erano i cani. È scorretto. Esatto. È scorretto per i cani e per la telecamera. Corri, dai. Fottitene. Non ne vale la pena. Tra l'altro abbiamo solo 6 fiaschette. Sì, perché non abbiamo armonizzato, esatto, il falò. Dai, fate il tifo per noi. C'è un'area là dentro. Quello sì. No, ero curioso prima. Vai. È crashato? No. Era andato a un frame al minuto. Oppure era un attacco del boss, non si può nemmeno escludere. Riesce a fermare il tempo. Già guardo. Ma anche per se stesso. Quella bolla esplosiva non è come, è l'attacco di Quelag. Ma vogliamo parlare del fatto che lui è il demone del toro? È un attacco suo questo, far laggare il gioco. È proprio bravissimo. Io non so che cazzo abbia Dark Souls oggi. Hai visto i piedi che cosa hanno fatto? Ha le ali. Non ho i piedi, l'hai visto? Ha le ali. Ha fatto, hai presente Yoshi che si dà la spinta qua con le ali? Sì, ma il movimento che fanno i piedi non è... Perché stava male, perché era troppo in... Domanda, è il boss o è il mio computer che sta andando a puttane? È il boss che ti fa andare il computer a puttane. Comunque questa a sto punto è una stronzata, perché basta
butta lì sotto, dici? No, no, il problema è che fa quell'attacco lì esplosivo. È questo che mi stanno. Allora, il pattern è l'attacco del demone capra con l'ascia così. O demone turo. Quello che volevo dire era un'altra cosa, puoi pararlo. Sì, sì. Però ripeto, il pattern è l'esplosione di Quelag, la botta d'ascia del demone capra barra demone toro. E la culata di Ornstein. Esatto. Ora Smaug. Qual è il ciccione? Smaug. Sono le texture che avete messo. Ma non penso! E vabbè, però cazzo. Cioè, potrei metterle, ma non penso. No, però. Cioè, potrei metterle, potrei toglierle più che altro. In effetti, se continua così, togliele. Solo per il boss. Allora, mi hai rotto il cazzo. Minchia. Gioca! Ma l'hai visto il piede? Sì. Io che cazzo ti sto dicendo da tre ore? Ma prima l'ha fatto che stava a mezz'aria volando e potevi dire, vabbè, è il movimento di qualcuno che sta volando. Vabbè. Le togli in caso? Dai, Nicola, non fare così. Lui sta ancora incazzato, tra l'altro. Sì, adesso le tolgo un secondo. Intanto buonasera a chi si è collegato. Stiamo un attimo togliendo le texture perché fanno laggare un sacco l'area del boss. Area piccolissima, forse Quelag che aveva un'area gigantesca, ma qua lagga... Allora, è probabile che il problema sia lo stesso di Quelag, ma nel punto sbagliato. Ovvero... ti ricordi che Quelag prima della sua zona caricava quella successiva, sì, e se ne andava a puttane? È probabile... Intanto il Zawardo sempre e comunque... È probabile che quella zona del boss stia caricando quella successiva. Ok, ha capito dove cazzo deve andare. Perfetto. Scrivi intro, override language, devo mettere per forza Italian, perché ogni volta si reset me lo mette in inglese. Ok. Torniamo immediatamente. Okay. Ok, che poi tra l'altro sta meglio il gioco, non sta neanche ad alto. No, infatti. No, lo feci per la live, per evitare che se ne andasse a minchia. Ah. Dovrebbe? Mai nella vita non funziona sto bottone. Sto bottone non ha mai funzionato. La calcolatrice di Carrieri. No, non so perché. C'ha il bottone lancia Dark Souls, ma non ho capito come cazzo lo lanci. E di conseguenza si blocca. Penso che l'altro programma, il DSCM, quello per la connettività, si tocca a te, giusto? Faccia il lancio tramite il link di Steam. Mm. Che c'è un comando che praticamente Steam 2.// APD l'ID del... Ok, sono disattivate perché si vede di merda la scritta. Perché avevo anche una mod che migliorava le texture delle scritte. Comunque dicevo, praticamente utilizza il link di Steam probabilmente e quindi lo avvia a primo colpo. Invece l'altro, sì, vuole utilizzare il path di dove sta Dark Souls e si blocca. Capisco. Adesso a me stanno sanguinando gli occhi, tra le altre cose. Troppo forte. Cioè, sono io e il gioco è diventato immediatamente una merda. Cioè, già lo era una merda, ma adesso è graficamente una merda. Più di prima. Più di Pai. Comunque, vedi, glielo puoi tranquillamente fottertene con lo scudo. Sì, ma se me lo fa 115 volte. Tra due volte te lo fa. Già la terza. Cazzo. Preso? Sì. Allora questo, secondo me, è come Seth. Nel senso, lo devi prendere da dietro.
Non rollare indietro. Devo rollare in avanti. Il problema è che ho paura che mi colpisca. Ci sia hitbox anche nell'asta della lavanda. Sai che esistono sinistra e destra nel caso? Sì, sì, sì. È che voglio rollare in avanti per colpirlo come ho fatto prima. No, per dirti. Sì, 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 sì. No, la mia idea ipoteticamente è parlando, che sia come dici tu, sai che... Siccome l'unico attacco che gli ho fatto e mi è sembrato molto efficace è stato quello lì di rollare in avanti, la mia idea è quella di ripetere in continuazione quell'attacco per ucciderlo. Ma se poi non lo fai, è un'idea che non ha senso. Anche questo è vero. All'inizio ha rollato e poi ha saltato. Non l'ho visto, stavo guardando un attimo la chat. Cioè mi è sembrato avesse prima fatto un roll e poi il salto. Non sa manco lui quello che sta facendo. Attenzione, attenzione. No, di culo, non fa l'esplosione in quel caso. In questo sì. Ma la fa solo in avanti, perché indietro non sembra che abbia tanta... No, no, ecco perché ti ho detto che come Seth lo devi prendere da dietro. Sì. La prende al massimo un po' lateralmente. Ti conviene curarti, che se ti prende con l'ascia e non ti pari sei morto. Hai notato che sto sempre con lo scudo alzato? Se magari non c'è stamina, minchia. Bravo. Secondo me il gioco sta perennemente... smettila di fare così. Si è buggato. Dio. Secondo me si era buggato. Non fatemi bestemmiare con sto gioco di merda. Occhio, quando fa questa roba in alto poi esplode. Ti toglie un sacco di vita. Mo ti devi curare, sennò sei morto. Sei morto. Lo so che sono morto, ma se quello si fa mettere in un punto di merda... Lo so, la telecamera poi non aiuta mai e la texture si è spalmata tutta. Non è complesso. Non è neanche come il demone cavera, che là dicevi, non è complesso e buggato. Non è neanche quello. È ignorante. Ti ricordi che al demone capra faremmo... Non è complesso e buggata la telecamera? Mentre a chi era l'altro che avevamo fatto così? I gargoyle erano impossibili o complessi in ogni caso. A meno di non farmare, più che altro. I gemelli erano difficili perché avevano il puff asincrono. Cioè il pattern asincrono. Ehi! Hey! Poi sono io. Quello che rischia in quei punti. Ok, vedi adesso fa... Sì, lo so che fa quella. Ah, cazzo! Solo che lo fa spam se gli stai davanti. Proprio andarli dietro, eccolo. Sì! Madonna, però! Questa è una cosa che so anche io, e come mi hai spiegato prima, questa è la zona... Dove... Oh, non vedo niente, però! Anche gli utenti e gli sviluppatori si sono lamentati dei bug. Quello a cui mi riferivo io era altro. Adesso, questa è chiaramente fatta male, però ignorante. Quello a cui stavo facendo riferimento in prima era che, tolto un paio di boss battle, sono davvero strutturato. Ma smettila, porco! Mi viene naturale, non lo so perché. Che sei scemo. Mi viene istintivo. Lo so che mi deve colpire così, però... Ah, dopo è peggio. Come dopo è peggio? Che significa? Più buggato. Ho rollato di lato stavolta. Non ho detto niente. Con previsione del movimento proprio. Secondo me c'è una statistica di luck che lo fa girare o a destra o a sinistra mentre sta colpendo. In questo caso è stata 100%. No, probabile che abbia... Sì, è una roba che ti traccia il movimento. Sì. Il che non è brutto, no, effettivamente. Però, insomma, è un po'... All'auto-aim, bravo, infatti. Stavo pensando a quello.
Cioè, se indietro non posso rollare, in avanti non posso rollare, a destra non posso rollare. Devi fare di scudo. Ho capito. Infatti perlomeno l'hanno fatto onesto di scudo. Che stanno quelli là che lo scudo te lo distruggono soltanto con un colpo. Vedi qua che quando fa così col piede mentre sale? Mm. Io pensavo stesse facendo quello quando me l'hai detto la prima volta. Spostati che ti fa l'esplosione. Solo perché mi trovavo. Se stavi contro il muro non potevi fare un cazzo, là, prendevi solo danno. No, sto dicendo il fatto delle anime, solo perché mi trovavo sullo stesso punto. Allora, a me piacerebbe un sacco, ma proprio tantissimo, se si buggasse come è successo alla Viverna. Minchia! Che se ne salta indietro contro il muro e sparisce, e muore, per sempre. Non lo fare. Ho sbagliato io. Ti fotte sta cosa qua. Perché se gli stai sotto da te. Per forza. Lì ti serve assolutamente rollare. No, ma anche rollando ti prende. Perché li dovresti rollare dentro. Eh sì. Mi sta bene, mi sta bene. Sì, sì, ok, ho capito che si può parare. Togliti o vai dietro. No, dico. Prima ha funzionato. Promesso. Aia. Sì, ma quanto è il range di sta cosa? Soprattutto cos'è quell'anellino per terra? Qualcosa di buggato. Ah. No, ti ripeto, quando mi fa quello e mi leva lo scudo è buono, perché non fa mai un attacco in seguito. Questo è troppo difficile. Non è difficile, è stupido. Un simbolo di invasione, se non sbaglio. Pure. Cioè, nel senso che ci invadono per aiutarci o per darci fastidio. Ma tu dici che questo si può tagliare la coda? No. Però il dietro è il punto cieco. Ah, ha detto non puoi invadere. Ok. No, quello ha poco range, è l'altro il problema. Quello quando fa il colpo in alto. Vabbè, mi ha fregato lui, non mi aspettavo il secondo attacco. Questo. I piedi sono programmati benissimo. I piedi sono l'opera d'arte. Sono delle entità distinte e separate che viaggiano in un universo parallelo. No, prima ridevo io e no, non devi ridere, concentrati. Sì, ma tu ti stavi pisciando sotto prima, mentre quello ti stava saltando addosso. Questo è anche vero. Allora, quella cosa non ha un hitbox. Che fatta cazzo? Cioè, non è possibile che in punti diversi mi pre... Boh. Stavolta si è buggato l'auto-aim del tizio. Sì. Che poi gli hanno fatto pure le chiappe. Sì. Cioè, non so se gli ho stato pure lui alle chiappe. Anche un accenno di scroto ho visto da dietro, però è solo panza. No, è solo la panza quella, infatti non ho... La panza da birra. Infatti, ha detto che fa questi attacchi che non si capisce dove e quando colpisce. Tipo. No, ma non è un fatto che non capisce dove e quando, è proprio un discorso che non ho capito. La distanza di sicurezza da quella merda. Non c'è. Forza, Nico. Ma noi da quant'è che non armonizziamo un falò? No, da un po', ma perché comunque, stando vicini, puoi farcela anche senza. No, nel senso che quando li abbiamo armonizzati anche per il fatto che magari il boss era un po' più difficile. Appunto. Qua proprio... Cioè, mi sto quasi annoiando. Vabbè, giusto.
paio di fendenti ancora. Non li voglio contare. Diciamo tre. No, ma in generale non li voglio contare. Occhio. Sbagliato io. Perché? Attenzione. No, ma in generale perché? Bravissimo! Cazzo ridi, animale! Dai, non avresti avuto le palle di farlo! O la mano la spacca proprio! No, è stato proprio vaffanculo, mi hai rotto il cazzo! 20.000 anni! Mo, il falò... Corri al falò! Quello dietro? E... senza fiaschette. Io lo farei. Non era culo, era bravura. Stai zitto, era bravura. Confermo. Tu dici tanto anche se muori qua le anime le prendi subito dopo e torni indietro. Esatto, no? Bene, ancora. No, 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 fidati, è bravura. Una dose di culo c'è, ma è minima, è residua. Perché è stato bravo a calcolare lo spazio. Hai visto? Fatti il livellino. Non posso ancora farlo. Ok. No, qualche anima ce l'hai forse? Sì, sì, ho qualche anima da usare, non è quello. E usane una. Le avrei usate, era non posso ancora farlo perché mi stavo cacando. Ah, beh, beh. Perché sapevo già di dover... staccare e rimettere. Fai il guerriero coraggioso. Tanto state già... quello è cool, ma tanto se comunque ne sta uno dopo. No, il discorso non era stare già quel falò, era usare le anime. E in più Nicola aveva zero fiaschette e pochissima vita, quindi... cioè, il concetto non era, oh mio Dio, non respawniamo a questo falò, era usiamo le anime prima di morire e perderle. So che ora probabilmente ho fatto una gran cazzata che mi porterò dietro l'intera apocalisse. No, no. No, non l'hai fatto. L'ho fatto. Ha preso la texture che ti fa scivolare. Ha avuto talmente tanto slancio da riuscire comunque ad andare verso l'alto. Sì. Che culo. Non è culo. No, no, questo è stato culo. Non è culo. Non mi rompi. Questo è conoscere i bug del gioco. Qua ci stanno gli amici di Fritz. Eccoli. Non è che mi stanno seguendo anche da dietro? No, perfetto. Ma questi che li hanno messi a fare, se li sciotti? Probabilmente non dovremmo sciottarli. C'è un muro invisibile per loro, eh? Ah, la nebbia. Per loro è comunque un muro invisibile. Ok, il falò sta sotto, non sta sopra, perché qua si sale per un po'. Quindi intanto sciottiamo loro. Sì, è che pensavo semplicemente non... diciamo, una volta ucciso il boss non c'è più la nebbia e quindi ti seguono lo stesso. Ah, prima della nebbia, ok. Eccolo. No, sì. Cioè, vedevo la cenere, non... Mi scusi. Sono tutti fantasmi. Mi scusi, devo usarlo io. Ah. Qua c'è uno scivolo dell'acquapark. Sopra o sotto? Dove si va? Vai sopra. Prima vai sopra. Perché magari apriamo una scorciatoia o qualcosa di simile. Vabbè, non penso, eh. Sai perché? Sto notando che da quando ti danno il... non mi ricordo come si chiama, il... il vessillo. No, il... il teletrasporto. Se, vabbè, sì, il teletrasporto, però mi riferivo all'oggetto. Che non è vessillo, è ricettacolo, ecco. Il ricettacolo dei Lord.
Cioè, una volta la ti mettono quelli, ti mettono proprio i falò per teletrasportarti, perché non avevano più voglia di fare level design. Che ha scritto il nostro caro Don. Ha spiegato comunque il fatto che per loro c'è sono scemo. Per loro c'è comunque il muro invisibile, perdono l'aggro. Certo che pure con leggero perdono tantissimo questi, eh. Sì, la cazzata l'ho fatta, semplicemente non l'ho attaccato come mi è arrivato in faccia, ho aspettato che mi attaccasse con lo scudo alzato. Eh? Eh? C'è un oggetto. Quella che abbiamo appena usato praticamente, perfetto. Che altro, ok. Ma è vivo? È vivo, chiaramente è vivo, non l'ho neanche mascherato. Colpiscilo. Eh sì, ma come cazzo lo colpisco? Da sopra le scale. Sali sulle scale, girati e colpisci. No? Non riesco. Ma sto cazzo. Vabbè, dai. Forse sono tutti vivi, ma alcuni non ti attaccano. Probabile. Tua madre. Questa quanto è ovvia come cosa? È un ascensore? No. Ti metti al centro pensando sia un ascensore e ti colpiscono tutte e quattro. Beh, al centro è rolla. Sì. Poi, dall'altra parte è la stessa cosa. E dall'altra parte ancora c'è qualcos'altro. Ah, e si cade nell'arena del boss. Quindi che senso aveva tutto ciò? Vai sull'ascensore. Devo rollare. Sì. Per forza. Dice mettiti al centro. È partito. Cosa c'è in basso? Nel buco. Niente, un buchetto. Ah, vabbè, si cade nell'area del boss. Ma scende! No. Ah, sì. Vai. Cioè, tu lo vedi, questa cosa è... Diciamo che è la trappola più ovvia del mondo. Ah, allora non mi sbagliavo. Interessante. C'è sia la scorciatoia, ma c'è anche il collegamento a Quelag. Quanto ci conviene? Non ci conviene toccare quel falò di Quelag. Perché è vero che guadagneremmo 5 anime, probabilmente. Hai ragione Simone. Ma ti ripeto, se mi metti 4 cosi sputafuoco in questa posizione... Torna indietro. Sì, stavo cercando di capire quale fosse il davanti e quale il dietro. No, ne abbiamo... 5. No, abbiamo 5 fiaschette. 10 se toccassimo il falò di Quelag. Però a quel punto dovremmo farci ogni volta gli 4 fessi. E la voglia non ce l'abbiamo, nemmeno il tempo. Senti, facciamo 1 ora e mezza oggi, va? Vuoi fare di più? Ma sì. Per me non è problema. Allora, dobbiamo scendere di qua. Aspetta, ha detto avete 10 fiaschette se andate da Quelag. Se andiamo da Quelag? No, potete saltare nell'area del boss. Non ho capito. Se andate da Quelag non potete saltare nell'area del boss. Continua. Ah, ok, sì. Sì, me l'hai spiegato prima, sì. Morte imminente. Quindi, aspetta, quindi mi stai dicendo che devo andare da Quelag o che non devo andare da Quelag? E la seconda cosa, se io entro nell'arena del boss, posso comunque farla in seguito? Ti spiego cosa mi sta dicendo adesso. Aspetta, fai passare la moto prima. Ti spiego quello che mi sta dicendo adesso. Praticamente questa è l'area più buggata del gioco, con il boss fatto più a cazzo di cane del gioco. Problema fondamentale. Molti... Cioè, gli sviluppatori stessi hanno detto sta zona l'abbiamo fatta a cazzo, al punto che esiste un bug nel gioco che ti permette di saltare il boss. Lo vogliamo fare? Cioè, non tanto che salti il boss, salti l'area per arrivare al boss. Lo vogliamo fare? Adesso la domanda è, io qua come cazzo ci risalgo? Devi morire, secondo me. Ah no, ti devi buttare là, guarda, girati. No! Sullo scivolo ti puoi buttare da qua, però ti fai malissimo. Infatti, è troppo basso.
Non è ancora qui e dopo questo ancora, ma non è questo. Ok. Ti devi per forza E cosa allora? Puttana. La questione di Quelaag è: se andiamo da Quelaag, cosa? Complemento oggetto. Ah, maledizioni? Ah, dice semplicemente di andare da Quelaag, così abbiamo 10 fiaschette che qui servono. Ah, vabbè, ma lo stavo dicendo anche prima. Il discorso è un altro. E al posto di fare le scale, vi buttate da quelle rotte. Scusa, perché da quelle rotte qua cadiamo? No. No. Però in effetti non ha tutti i torti, vabbè. Continua. Ah, ok, ho capito adesso, scusami. Sono ritardato io. Aspetta. Che cazzo è quel Ok. Era quello che avevamo visto prima dove stava il cadavere, no? Cerca. Menchia, se sei cesso. È un drago mille piedi gigante. Il demone centipede. Allora, in questa lava, se non sbaglio, ci puoi andare, però ti fai un sacco male. E infatti mi sono fatto male. Mamma. Ah, aspetta! Se non sbaglio, c'è un oggetto, tipo degli stivali, che tu puoi indossare, se non mi sbaglio. Cioè, ho capito cosa stai dicendo, ma... Se non mi sbaglio, c'è un oggetto che tu puoi indossare. È una cosa che mi sto ricordando in questo momento. Non so se ho ragione o se ho torto. Un anello. Ci saluta Swine God. Buonasera. Stiamo per fare il demone centipede. Nel senso, l'abbiamo appena visto, ma è difficile. Ah, ok, perfetto. Non avevo ancora realizzato il nickname. No, è che... Sì, scusa, non è che non ci stavo facendo giocare, stavo vedendo quel fatto degli stivali. Effettivamente Donatello mi ha dato anche ragione, ha detto sì, è vero, c'è un oggetto che ti fa camminare nella lava senza prendere troppi danni, ma te lo droppa il boss che uccidi. Ah! Bello! Cazzo! Ok, tieni. No, io avevo cambiato con questa armatura per la semplice ragione... Infatti tutto lo scivo del cazzo. Avevo cambiato con questa armatura per una semplice motivazione, ovvero che c'era un messaggio con scritto maledizioni e pensavo ci fossero appunto tipo le rane che fanno la maledizione o Seth che fa la maledizione. Quindi era più conveniente avere questa cosa. Seguite il percorso nelle zone che non stanno sulla lava. Il problema è che non abbiamo avuto modo di vedere la zona. Allora, questo prendete attacco. Fatti una corsa esploratrice. Poi nel caso se muori ti faccio rifare. Andiamo di qua. Sono stato bravo? Abbastanza. Saltalo. No, qua finisce. Vabbè, in pratica ci dobbiamo fare questa avanti e dietro. Ah, ho preso danno nella lava. Questa zona qua ti devi fare. Eh sì, il problema è che è bruttissima. No, dall'altro lato. Aspettiamo, andiamo, vediamo che cosa c'è dall'altra parte. Dove stavi andando tu praticamente? Sì. E vabbè. Per forza. Per me non ti ho detto niente, vai. Non le ho prese? Ah! È sbagliato. Okay. Vabbè. Questo almeno lo prendo. Vaffanculo. Ah no, guarda, questa è un'arena. Infatti. Però devo già bere. Cioè, ignora il fatto che ci sia una titanite inutile alla merda. C'è uno con gli occhi infuocati, tipo. Aia, lo posso parare, però. Sì, l'avevo già notato anche io prima.
Eh sì. Ma fa male. Ma cazzo di col... Morto. Stranamente no. Non l'ho ancora colpito. Io mi sarei... Non ho capito niente. Cioè, io ho capito che ti ha messo nella bocca che c'ha al centro. Ma solo perché l'avevo vista prima. Soprattutto non sono ancora morto. Però se me lo rifà muoio. E infatti... Come? Com'è possibile questo? Cosa? Ah, ma ti può difendere. Come? Se tu spammi su attacco leggero. E vabbè, ma scusami. Se tu spammi su attacco, vedi, lo colpisci, sì, con la spada. È vero. Ho un HP. Non devi stare sotto. E ho capito dove devo stare. Là non stai sotto, effettivamente. T'ha preso 8 km. Vabbè, dai. Te l'ho detto, ti facevo rifare nel caso. No, tranquillo, è che... L'area ormai l'avevi capito. Vabbè. Sì. Abbiamo trovato l'area, ho provato a colpirlo e abbiamo anche scoperto che in effetti si può... Non devi stare sotto, all'alto. Al lato. Perché ho detto all'alto? È perché ha scritto all'alto. No, ok. Non sei scemo tu. Vabbè. Sai come, a furia di scrivere commenti... Insomma, abbiamo capito che te ne devi andare a destra e che quando ti prende in bocca lo puoi colpire. E che non si capisce un cazzo di cosa sia e che cosa sia successo. Cioè, almeno quelle due cose non siamo noi drogati. Vai. Vabbè, danno scriptato. Sì, ma il problema è che la texture inizia molto dopo. Infatti devi per forza prendere danno. Due danni scriptati. No, ti ripeto, pensavo di aver letto a cazzo. Allora, fammelo l'occhio perlomeno. No, deve venire molto più vicino. Deve stare nel range utile. Ti immagini, l'avrei colpito. Deve stare nel range utile affinché possa mangiare. Allora, mi hai rotto il cazzo, vieni qua. Se fa sempre sta cosa è buono, il problema è che... No, non lo farà sempre. Lo so, perché si sta avvicinando. Non gli fai manco danno. No, non l'hai preso. Vai. No, due volte non l'ho preso, che cazzo. Mi sa di sì. Simo. Stavolta l'avevi preso, mi sa. Ti accetto tutto, ma non una stronzata di sto tipo. L'ho preso 4 volte. Una sicuro. Le altre non lo so. Qua l'ho preso! Cosa cazzo sei? Aiuto! Ah, stronzone! Stronzone! Stronzone 2! Vuole prenderti? Sbatti! Puoi staccarglielo quel tentacolo? Come così? Se glielo colpiamo magari sì. La coda. Sì, il punto è che ci devi arrivare a quella, no, cazzo, bello, di coda. Ci mancherebbe altro. Bravo, l'abbiamo colpito. È già un grandissimo risultato. Ah, coglione, che non me l'aspettavo la caduta. Ho capito tutto! Attenzione! Buono. Speriamo non si giri. Si è messo a ballare. Bravo! Ha quella specie di vagina dentata simile a quella del drago famelico. Sì, è con quella ti prende e ti morde. Lo so. Senti, finché attacca il muro non ci sono molti problemi, mi sa. Stai zitto. Che quelle sono le famose ultime parole famose. Le famose ultime parole famose. Vabbè. Giuro di non farmi. Calmo, dai. Ti lascio concentrare. No, è che tra il fatto di alto, la follia dubbia.
Dai, adesso di una frase bellissima. Di una frase bellissima che hai vinto. Porca puttana. Ridillo. Porca puttana. Senza enfasi. Era rabbia stavolta. Vivi. Eccolo. Stavolta era rabbia. Abbiamo ricevuto in dono l'anello che ci consente di forse prendere meno danni. Non so se ce ne fa di meno. Riduce danni. Infatti. Perché sto gioco è così stronzo che non sei manco immune. Ho visto una nebbia di là, c'è una porta. A cui comunque ci puoi arrivare senza prendere danni. 40.000 anni. Sì, infatti stavo già tornando verso il falò. Non ti conviene andare oltre. Ora c'è l'aria stronza. L'aria! Adesso ritorno al falò, ci vediamo tra poco. Poi faccio il taglio ovviamente nel montaggio, però... Chi sta in live purtroppo se lo deve subire. Ma è quello il discorso della live. Andate, sta un falò lì. Senti! Sta qui? Io di questo gioco non mi fido così tanto. Forza, forza. Olè. 14.000, se usi l'anima dell'eroe forse puoi livellare di nuovo. Ma ti dico. 25, anima dell'eroe più un'anima del cazzo. È un'altra anima, sì, dai. Usiamo prima l'anima del cazzo. Valoroso, dai. Sono 1.000 tipo, mi ricordo. 4.000, cazzo mi... 2.000 mi bastano, 2.000. Perfetto. E l'eroe. Oh yeah. Cioè, il discorso non è... non dire che sta un falò, sta un falò, roba del genere. Che questo gioco è fatto talmente a cazzo. Un po' che di stamina non... o... Stamina te ne fai poco. E fai forza, dai. Cioè, più che altro siamo arrivati al punto dove pariamo tutto. Forza. O destrezza. Forza o destrezza? Forza, forza. Forza. Così possiamo prendere l'ascia bipenne del cazzo mio. Forse la possiamo già prendere, non mi far dire cazzate. Non la useremo mai perché è troppo... lenta, però '50. Ok, di questo passo tra poco, eh? No, lo posso già portare. Lo vogliamo usare? Ti prego, provalo. Cioè, guarda, vabbè, così è utilizzabile. Vai. Fa schifo, Vai. Fa schifo. Però provala, voglio vedere il moveset contro i nemici. Andare oltre 40 un po' inutile, meglio portare stamina a 30. Va bene. Più che altro il 50 era appunto per quella lasciabipenne. Però se ci stanno dicendo così è perché magari è proprio inutile, quindi ok. Cominciamo a livellare gli altri. Soprattutto stamina, perché è rimasto... Tanto un livello abbiamo sprecato, diciamo, quindi non è un grosso problema. Allora, dobbiamo andare da quella parte, quindi... No, di qua, facciamo di qua a sinistra. Ci ho pensato subito dopo. Caso mi chiedo se lì ci sia qualche cosa. Cioè, tipo, non è che ci stanno oggetti, roba del genere, no, non c'è niente. Qua dentro che cos'è? E qua dentro era qui la nebbia. Vediamo. Se c'è davvero un falò appena... Più che altro c'è Soler. Soler, vaffanculo! Noi, lo spiego a Swain God, ci siamo offesi. Cioè siamo stati offesi. Puttana. Il sole non riesce ancora a trovarlo. Sei in una caverna, che cosa cazzo cerchi il sole? Niente, vabbè, ammazzalo. No. Può tornarci utile più che altro. Guarda, finora ci ha tradito e basta. Due volte. Perché è successo. Potete recuperarlo nell'episodio 2 degli Lights. O nel 3, non mi ricordo. Imitazioni imminenti. Dove cazzo sta un mimic? Vabbè. Soler contro i gargoyle ci lancia un fulmine addosso. Però lì abbiamo chiuso un occhio. Ah, parecchio riduce. Sì, è molto poco. Mi ricordavo questa molto cosa. Molto poco. Hai detto molto poco. Molto poco, pochissimo.
Invece l'ultima volta che ci siamo proprio arrabbiati con Soler è stato contro forse i gemelli. Qualcosa. È stato contro i gemelli dove Soler ha deciso di non entrare a far parte della boss battle. Lost Izalith. Culo avanti. Sabaku! C'è Sabaku! Io lo sapevo che lo dovevi dire. Attenzione. Guarda i mob che ci sono. Non li vedo. Angul! Ce ne sono tipo tre giganteschi. Quattro. Quattro, perdonami. Salve! Mannaggia. Wow. No, ma chi li vuole combattere? Sei pazzo? La vera domanda è io ora dove cazzo vado? Boh, fatti un giro, vedi che cosa c'è nelle vicinanze. Tanto puoi pure camminare nella lava al massimo, quindi... Sì, vero, posso relativamente camminare nella lava. Allora, di qui non vedo niente. Nemmeno io. Quindi andiamo avanti, come stavamo prima. Di qui sì, lo ci sappiamo sono che ci sono le strade con i rami. Sì, ok, era... Ti devi buttare nella lava, secondo me. Eccola qua. Ti immagini c'è una pozza profondissima e cadi dentro la lava? Ah, l'idra, no? Come cazzo c'è arrivato quello là? Cioè, è difficile da inquadrare, ma c'era un messaggio. Ah no, che è lava, forse. Sì, mi sa che è lava. Il blur che fa è bruttissimo comunque. Sì, infatti la texture è accecante. Mi hanno detto che prima era peggio, cioè poi è stata patchata anche. Meno male. Ok, lì c'è un oggetto, quindi andiamo in questa direzione. Sono un po' più di 4, Simone, ma poco posso fare una domanda? Quanti sono gli FPS di quelli? Te lo stavo per chiedere. Cioè, non di quello avanti. Ok, ma ora si sono un pochettino sistemati. Nicola, corri come un pazzo. Che poi ci credo non provare a combatterli, sono 70.000. Vai, fallo. Fa più danno lo Swayander. Ha voglia. Va però bene. Questo dà soddisfazioni. Metti la Swayander, dai. Aspetta. Vuoi attaccare anche lui? No, era giusto una cosa per vedere. Sì, è potenziata, lo so che è potenziata, però... È per dire, ah ok, fa più danni la Swayander. Attaccali, vedi se vivono. No. Cioè, quelli che si muovono sì, gli altri no. È un tesoro incredibile. Sì. Sicuro? Sì. È un mimic incredibile al massimo. No, per me è un tesoro. No, si muove. Io la vedo tonda la catena. Sì, è tonda. Io la vedo lunga. Sì, è tonda. Visto. Questa sarà 20.000 anime, tipo. Probabilmente. O 15, qualcosa del genere. Bugiardo. Cioè, che cazzo è Jurassic Park? Tutto il fatto di essere Jurassic Park, ma... Stai realizzando che è un'area dove non si vede un cazzo? No, si vede troppo. No, lascia stare il discorso delle fiamme infernali. No, ma non si vede niente, lo so, non capisci dove andare. Esatto, era quello che mi stavo riferendo, eccola. Tu perdi l'agro, non me ne frega niente. Che sofferenza ogni volta questo gioco, per motivi diversi, sempre però. Se ogni volta è un motivo diverso. Cioè ci sta la volta che soffri come l'inferno perché il boss... È difficile o strutturato male, come nel caso del demone capra. Ci sta la volta che soffri i bug, ci sta la volta che soffri la pesantezza. Qui soffri tutto, insieme e contemporaneamente, umanità gemelle. Umanità avanti, giustamente io cosa mi aspettavo. Ma c'è altro qua? Sì, ma giù. Non mi dire che ti devi buttare.
Ah, ok. Cioè, devi scendere qua, vedi? Allora scendi e... vai nella lava e sali dalla lava. Così non sprechi nessuna fiaschetta. Sì, non vorrei che ci sia un modo per buttarsi da qui e farsi poca strada nella lava. Vabbè... tipo, cadendo su questo. E cadi, dai. Ti sei fatto più male che il resto, non fa niente. Simone, cose vanno testate nella vita. Sì, sì, questo è vero. Fallo avanti. Ho capito, basta, cioè... vabbè, sono più persone. Tieni conto che stavolta l'abbiamo attivato a fondo online da subito. T-Rex avanti, T-Rex a destra, T-Rex a sinistra, T-Rex dentro. T-Rex incazzato! Ma veramente? Dov'è il falò imminente? Oh! Ah, sono questi qui allora, mi sa. No, sono entrambi falò. Cioè, due bugiardi avrebbe senso. Muro invisibile avanti, dice Donatello. Uno di questi. Minchia. No, era chiaro che fosse quello, perché aveva le due cose del falò. Ok. Effettivamente non ci ho pensato. Non ci ho davvero pensato al muro invisibile. Quindi... cioè, stanno qua i due messaggi falò imminente e tutto il resto era ovviamente questo. Dove si va? Allora, io non voglio riaggrarmi quello, ma voglio spiare. Di qua non si va. Si dovrebbe andare di qua. Penso di sì. Che altro c'è un enorme palazzo di cazzo. Ti sei fatto lo YouTube poop da solo. Sì. Così non devi neanche farlo tu, ti ho fregato sul tempo. E di qua non c'è niente. Spaccare l'arma malissimo. A sto punto. Ma corri. Segreto di che? La fiction di Canale 5. Simone, il fatto che tu ci abbia pensato mi preoccupa. Non che tu la conosca, perché ok, è abbastanza famosa in meme, ma il fatto che tu ci abbia pensato. C'è una spiegazione logica dietro a tutto ciò. Sei gay? C'è una spiegazione logica non omosessuale. Mi aspettavo un... sì. Ah, che abbiamo risolto. Che ci vediamo. A parte questo. Per ora quello. Facilmente mimetizzati con il resto della zona. Assolutamente sì. Tipo lui. Sì, sì, vai, attacca. Quanto sei ovvio tu. Cadi, dai. Attacco in sasso. Il fatto è che lo triggera malissimo l'attacco in salto ogni volta. Occhio dietro. No, vabbè, non sono triggerati ancora. What? Questo è finto, tipo. Sì, ok, ma non me l'aspettavo. Hai notato che non mi ha fatto male? Sì, sì, ha sfiatato un attimo. Cioè, la fiamma mi ha attraversato, però non era ancora abbastanza calda. È tipo quando fai così a una candela, okay, che non ci fa niente. Muro. Capito? Come quando c'è una candela accesa, fai così con le dita, ma non ti fa niente perché è troppo poco il tempo. E non si è trasferito ancora il calore, esatto. Era un diesel. Vabbè, i vecchi diesel dovevano scaldare 8 ore. Questi nemici sono proprio... non lo so, perché li hanno fatti? Allora, l'idea è che abbiamo livellato troppo noi. Ah, ok, il pattern è stupido. Il pattern è davvero stupido. Cioè, ti vengono addosso, tu comunque anche se sei di livello 0. Allora, facciamo una scommessa. Cioè, parete invisibile. Questo gioco è vecchio. Relativamente vecchio. Relativamente vecchio. Cioè, ok, è uscito anni fa, però stiamo parlando comunque di un gioco. Okay. Non ci credo manco per il cazzo.
L'ho fatto per provare che non ci credevo. Qui telecamera bellissima perché c'è il soffitto molto basso. Comunque, dicevo, il gioco sì, è vecchio adesso, però era già stato fatto dopo anni e anni di videogiochi. E qua stai facendo una cazzata base. Lui tristissimo che è morto aspettandoti dall'altra parte, se l'è preso dietro. Bravo, bravo. Cioè, è come il discorso della telecamera. Uno può dirmi, ma il gioco è vecchio. Può essere graficamente poco rifinito, in quel senso vecchio. Ma non mi puoi venire a dire che tu nel 2010... Quando cazzo è uscito sto gioco? 11. Ah, ok, il diesel vecchio, gioco vecchio. No, perché c'è gente che davvero mi dice è un gioco vecchio. Secondo me c'è un boss appena esci da qui. Anima guerriero coraggioso, ok. Certo che potrò mettere una roba tipo easter egg, anima il guerriero fortunato, che magari è arrivato là, non so manco lui come cazzo ha fatto. Potrebbero farlo come livello di lore, ma te lo devono mettere nell'area iniziale. Vai, boss. No, non è un boss. Penso. È un altro abominio che sta attaccato al muro. No, non penso sia attaccato al muro. Ah. Però ci hai preso sull'abominio. Che schifo. Maledizione. No, è merda quella. Che schifo. È una specie di pianta carnivora con 7 miliardi di occhi. Era. Prova scontro a distanza. Oppure picchia come un fabbro. Ci sono le due vie per fare questa cosa. Bugiardo avanti. Attenzione bugiardo. Pare di illusoria. Attenzione bugiardo. Vabbè dai. Mi aspettavo ci fosse l'ultimo parete illusoria. Ma non l'abbiamo già fatta sta strada. Tutto fa... No, questa strada non l'abbiamo fatta. C'è anche un oggetto sotto se vai a vedere. Beh, adesso tu fatti prima qui. Pensavo ci fosse. Ok, questa è un'area diramata, il che è un grosso problema. 2012 su PC, ottobre 2011 per PS3. Appunto. Cioè, nel 2011 stiamo parlando di... Sì, anni fa. No, lascia stare, 6 anni fa. Stiamo parlando di anni che erano usciti platform e altri tipi di giochi così. Come cazzo fai a fare una telecamera di merda? Oh yeah. Cioè, è quella la critica. Ok che il gioco è vecchio, ma non era uno dei primi giochi con questa impostazione. Hai notato? E non dico come impostazione difficile, parlo di impostazione di 3D. Hai notato che ci stanno riempiendo poco poco di anime sgrave? Vabbè, perché è un'area avanzata, per salire di livello devi fare 30.000 anime. È vero, ma sono un po' tante, ce ne stanno dando parecchie. Vai, sopra o sotto? Fatti prima sotto, perché sopra vedo troppo aperto e troppo grande. Tu dici più che altro in cima alla piramide ci dovrebbe esatto, essere il boss. Sì. L'hai visto? Io l'ho visto, infatti lo sto ancora guardando. Sta saltando. È felicissimo. Era felicissimo. No. No, ho sbagliato io perché pensavo che il primo fosse in salto. Uno stava per ruttare e si è fermato. Mamma mia. Quello è stato culo. Anche questo. No, questo no. Questo è stato allineamento. Il ok, culo ok, è stato fortunato. Ok, fortunato il fatto di averli allineati. Oggetto? Però il culo era nella schivata, non nell'averli uccisi tre. Sì, comunque sì. Li avrei uccisi. Adesso torna indietro. Ora mi spieghi quello come è saltato. Torna indietro. Sì, ho visto l'oggetto, non è quello il discorso. Sulla tua destra. Da dove? Non è che si attivano questi qui? Ah. E mo'. Sono cazzi.
Ho bisogno di anello, l'anello del sacrificio, devo morirci per forza, va dentro. Abbiamo 70.000 anelli. No, ho tolto quel discorso, proprio... Perché sono stronzi e c'ha la lore. Vabbè. Diciamo, adesso la priorità è trovare un falò in questo punto. O un modo per risalire. Ambedue le cose. È un anello per muoversi nella melma. Ah, ok, ok. No, perché a volte scrivono hai bisogno di anello, nel senso... Pensavo fosse quello del sacrificio di doverci morire per forza. No, non penso sia per salire. Io ci voglio credere lo stesso. Cioè, è abbastanza buggato per crederci. Lo so, è che... Dark Souls è abbastanza buggato per crederci davvero in una cosa del genere. Vabbè. Allora, da dove? Da qua no. Sì, però buttarsi giù adesso no. No, da qua mi devo buttare per forza perché siamo passati dove stava sto messaggio del cazzo. Peccato, volevo portarmene almeno due con me. Dice prova salto, quindi non lo sì, so. Sì, ho capito che lì c'è una strada. Era un altro il discorso. E con salto ci arrivo. Vai! Sì, vabbè. Oh! Corri, corri! Vabbè, che ti avveleni non te ne frega niente. Mamma... No. Mi sa che ci muori. Ne hanno messi un po' troppi. Per la fiaschetta, cazzo. Ne hanno messi un po' troppi. Ci conviene adesso farci tutta la strada? In che senso tutta la strada? Per l'orario. Ah, per l'orario no, non ci conviene. Ci conviene salvare al falò. Ok, tanto stiamo ancora qui, quindi è breve la strada. E comunque possiamo evitare di andare lì dentro volendo. No, no, aspetta, cosa? Scusami. Vuoi giocare con l'illuminazione come tuo solito? Con? L'illuminazione come no, tuo no, solito. No, allora, dimmi un attimo dove era la strada. Di fronte. Questa qui? Cioè, è proprio cammina nella lava di fronte. Guarda in alto, devi andare lì. Ah, ok. Perché? Perché, perché noi siamo caduti lì dentro, ma adesso che siamo morti possiamo evitare. Sì. Qui dentro, ok. Che c'entra? Voglio vedere che cosa c'è nelle nella zona lì. Ah, ok, ora sta il boss fatto male là vicino, quindi non conviene. Voglio prepararmi per la prossima live. Ok, lo vuole vedere. Psicologicamente voglio capire che cosa ci aspetta. No, di sinistra. Qua. Scendi giù. Scegli tu se lasciartela o meno. Sì, tanto. Teoricamente a un certo punto potremmo anche levarci l'anello. Lì c'è un cadavere che non abbiamo visto. Non è che non l'abbiamo visto, è un casino arrivarci. Non ce la fai. Sì. No, dicevo passare dall'altro. Pensavo se sia andato punta. Si sale? Sì. Sì, sali, sali. Oh. È troppo appagato questo, me lo devo fare per forza, però. No, non è detto. Sì, io sì, lo faccio. Solo perché non l'avevi fatto prima e lo vuoi sperimentare, no? Cazzo, ma muoio. Vabbè, non fa niente, dai. Mi stavano inseguendo gli altri. Lo faccio io per una questione di principio. Mi stavano inseguendo gli altri. Comunque effettivamente devo dare ragione. Ah, io vidi un video di Yotobi che iniziò di nuovo Dark Souls 1 dopo aver giocato gli altri. E disse, come cacchio facevate con con due anelli? Ed effettivamente, cioè se tu prendi questa situazione dove l'anello di Eivel... Un anello che è quello di Lautrec, se lo togli lo rompi. L'anello di Eivel che ti permette di portare roba extra, più l'anello del fuoco, perché qua lo devi avere per forza, già io sto rinunciando a Eivel solo ed unicamente per una ragione ignota. Perché l'altro non lo posso togliere.
O meglio, è capace che si possa riparare dal fabbro. No, secondo me si rompe proprio. Ma non conviene come cosa. Prendi le anime, che c'avevi qualcosa, forse. Smetti di buggarti, porca puttana. Allora, boss, su o giù? Giù. No, devi andare su, devi andare. Lascia stare giù, giù. Dico, giù da un'altra parte. Di qua non ci siamo andati. Ah, ok. Ah, il demone della titanina. No. Sì. Perdonami per aver dubitato. Smetti di colpirmi in modi coglioni. Ma secondo me no, non può cadere perché i buchi sono troppo piccoli. Penso, però se scivola forse ce la fa. Vabbè, ho capito, sì. Quella cosa non si può fare. Corri, corri. Ovviamente adesso stiamo andando soltanto in una man scoperta, non è gameplay. Fai zig zag, zig zag. Ok, basta. Fatto il giro. Hai fatto il giro. Ero già dall'altro lato. Ok. Ho sbagliato il lato di corsa. A meno che non sia una zona mistica. Beh, guarda, in Super Mario 64, non so se te lo ricordi, c'era la scala infinita. Vabbè, come è stato anche qui. Ah, non per... è di qua. Vabbè, ma io supero lo stesso perché ormai sono diventato stronzo. Come è stato anche qui per Gwendolyn. Ammazzalo tutto. Se ci arrivo. Tu, figlio della merda! Un ricchione. Ma è Soler. È uno vestito come Soler. Che ti droppa l'armatura, forse? Non lo so, so che è morto. Umanità. Ti droppa l'armatura! Possiamo essere Soler. Ma non ci interessa. Tutte quattro in un colpo, nì. Non ce la faccio. No, insetti. Più che altro che io sappia, questi qua, o il tizio di prima, non ne sono sicuro quale dei due. Eccola là, eccola, eccola qua. Volevo questa. Larva del sole. No, la... Aprila soltanto. Alla prossima puntata. Ma non so neanche dove sia. La vediamo la prossima volta, sta zona. Scorciatoia, ma per dove? Scorciatoia? Cioè, scusa, rovine del demone. Ah, siamo tornati dove stava scarica infinita. No, è una cosa stupida, lascia stare il discorso. Voglio solo capire dove cazzo stiamo. La discesa che abbiamo fatto prima. Ah, vai al falò. Ecco come. Vabbè, ma che cazzo cazzo con voi. Cioè, si spera che sia quella discesa. Non è quella discesa, è un'altra. A me sembrava questa, oddio. No, 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 fidati che è un'altra. Sì, 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 sì. No, l'ho notato anche dalla salita. Mi sembrava diversa. Vabbè, però se c'è un falò mica mi dispiace. Vediti prima l'area. Ah! Hai capito dov'è? Dove stavano tutti gli abomini? Prima della del demone di demone mille piedi. No? Prima dell'altro. No, l'altro, scusa, quel ciccione. Questa è la strada, questa è la prima del boss demon. Sì, sì. È giusto che bisognava un attimo capirla.
Non era di qua, sta altro. No, penso di no. È caldo. Allora, ti spiego perché volevo quella cosa. Praticamente c'è una zona un po' più avanti che è buia, pesta, tipo l'abisso. E ti fa luce. Sì. Ah. Cioè, letteralmente. Perfetto. Una lucciola. Tra l'altro, che cazzo fa questa? Perché voglio vedere se è buona. Meno difesa dal fuoco, me ne sbatto il cazzo. Beh, anche se stiamo in una zona con tanta lava, quindi per adesso non è... No, no, è migliore questa comunque. Sì, ma io mo come scendo? Abbiamo ucciso Soler. Comunque quello era il vero Soler. Abbiamo ucciso Soler. Abbiamo finalmente ucciso Soler? Sì. Fottiti, stronzo. Beh, adesso suicidati. Con stile però, Nico. No, in realtà volevo andare al falò. Cioè, sto davvero andando al falò. Quindi siccome questa zona ci porta esattamente dove c'era... Aspetta, che ha cercato da quella maschera che avete preso è morto. Ok. Cioè, quindi quello che lui cercava era la maschera del sole perché è un grandissimo figlio della merda. E quindi è morto definitivamente, non è più neanche evocabile o altro. E abbiamo ritrovato il falò di prima. Quindi se io adesso vado più avanti, a cacchio, all'altro falò, non trovo... Cosa cazzo è successo a Soler? È impazzito. Magari lo dice, aspetta. Intanto lo leggi. Ha scambiato la maschera per il sole. Ora non lo evochi più. Tanto voglio ormai. Dire. Tanto ormai. Non ce ne frega più niente. Cioè, è uno stronzo. Due volte l'abbiamo evocato, due volte ci ha preso per il culo. È un parassita che vive a Lord. Sì, del... pensavo ci fosse scritta qui la lore della cosa. Va bene. Vabbè, noi stacchiamo qui. Come al solito, domani è lunedì. In teoria dovrebbe uscire domani sul canale la... Il rippaggio. Vabbè, la... il della live broadcast. C'è, cioè, questo broadcast però su YouTube. E sabato gli highlights. Ok. Fa caldo. Tantissimo.